Bellissima la musica. Andiamo, casarola. Madonna, che bello graficamente. Giugno del 1349. È diventato molto più bello graficamente. La madre tecnicamente è viva. Cioè, alla fine del primo era viva. Poi non so se se n'è andata per farsi i cazzi suoi. Madonna. Tutta sta luce durerà poco, vero? Siete che siamo comunque in Europa. L'hanno fatta veramente bene, cioè si vede. R2 percorre, madonna piotta. Ma devo continuare a rompere le pigne? Ok, va bene. Adesso esce un tornado de pantecane alla fine. I should go now. I'm late for work. Ecco qua, sfruttamento minerile nel medioevo. Sì, tu stai a scherzare, io c'ho paura. Perché è come nel primo che tu, ah che bello, stiamo col padre in mezzo al bosco. Poi si mangiano il cane. Non è che me lo so dimenticato, eh. Col cazzo che me lo so dimenticato. Anche se col titolo Requiem non credo che finirà bene questa storia, ragazzi. Secondo me o Amicia o Ugo cioè non metti Requiem come titolo a un gioco a caso. Porco... Oh, dia una ginocchiata, Dio madosca, che male. No, dove ci sta manna infilata? These baskets, they're beehives. But why are they burnt? I don't know. Let's be discreet and get out. Madonna, che inquietudine, ma anche fantastica. Eh sì, è cambiata in un attimo, hai visto? Siamo entrati tipo Undertale. Siamo caduti nel burrone, alla fine. Ah, è cenere. L'inquisizione avremmo anche seccato padre Gagliano là per fare una citazione a Luxastra, ma rimane. Eppure tanto, hanno anche bruciato tutti gli alveari. Perché dovete sapere che durante il periodo del Medioevo il miele più o meno era la manna dal cielo. Perché è una di quelle cose che non scade mai. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! L'apicoltore, tra l'altro. Piatta! Spaga tutto! Com'è locked? Porco puttano! No, no, no! Nel buco, nel buco! Leave it to me! No! Please! Should have thought of that before you lot stole from us! Questi sono incazzati come delle bisce perché gli hanno spaccato le api. You were dad's biggest mistake, but I will fix it! Vabbè, ho capito, mi pare esagerato. Stay by me! Who are you? We got lost, we're leaving. Just let the boy go. Vediamo se Amicia è equipaggiata con coltellino. Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy... You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Te prego. Madonna, finalmente c'è il melee? No. No. Oh, aspetta che forse abbiamo la prima arma del gioco vera. Yugo, calmo. Yugo. Yugo. Calmo. No, non sta calmo. Manco per il cazzo. Abbiamo dato da mangiare ai topi, mi sa. Che cazzo è una finish? Fanni! Cos'è sto coso? Ma esiste un uccello del genere in natura? Anche perché se no lo può... Eh? Lui è diventato proprio... L'hanno fatto molto più topolino invece di aspetto. Porco... Oh, beh, ma avete cagato il cazzo! I need help. È dentro la mente? Madò... Dov'è il nemico? Là. Siamo dentro la mente di Yugo. Perché quella è palesemente una fenice. Non può essere un uccello che esiste in natura, raga. Perché se esiste una roba del genere è fatta per morire. Perché solitamente i colori molto, come posso dire, brillanti significano che sei un bersaglio più facile. Aga, mori. Cioè, o sei letale come lo schifo o mori. Quindi ti chiamerò Fanny. Andiamo, Fanny. Non scatena un'altra peste, per favore, Yugo. Ti supplico. Ma tu ti sei fatto una striscia di coca? Raga, ma questo è un porco di quadro. Cioè, perdonate, proprio col cuore. Ma che cazzo di roba è? Ecco, io voglio questo. Cioè, io il primo mi era piaciuto pure perché c'aveva ste scene bellissime, cazzo. Questo è tipo il santuario interno di Yugo. Not that. Leave me alone.
this noise? What do you want? You're so noisy. Sta sentendo la mente alveare che gli sta di qualcosa di specifico. I don't want to die. Sarebbe bello se la fenice fosse nel suo cuore Amicia. Sarebbe bella come cosa. L'acqua? It's going away. It's the water. You saved me. Thank you. Can I come back here? Or with someone? Minchia, ma se sono fatti una tirata pesante. L'acqua dell'Adda fanno miracoli, eh sì. Bellissima come scena, ma qua proprio non posso farlo perché sennò mi bannano probabilmente. Se l'è sognato tutto quel puttanaio. Cioè lui dal fiumiciattolo fino a quando mi si è stato attaccato, se l'è sognato. Oppure no, che non glielo stanno a dire non preoccuparlo. Potrebbe. È successo invece. Glielo stanno a nascondere perché giustamente se no dice ho ammazzato persone. Ma ho capito, ma mi sa che io continuo a dirlo, ma c'è una sfiga. C'è una gatta nera sta ragazza. Ah, proprio così? Credo mi abbia visto. No. Donna mia, ma che cazzo, un attimo di pace me la date. Madonna, io adoro la musica perché dovrebbe essere che è tipo un violoncello sto coso. Madonna, comunque Amicia c'ha dei PTSD, ragazzi. E ho capito, hai provato ad ammazzarmi, ma che cazzo vuoi? Ma così! Buono, 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 buono. Stai calmo, madonna mia, subito che caga della minchia. Ecco, vaffanculo, così te impari. Che cazzo, figa, ce l'ho solo io in corpo. Porca, ma me la sono sentita arrivare io. Mi ha fatto prendere un colpo. Contrattacca. Con che cosa? Ah, abbiamo trovato la roba. Assali. Attacca i combattimenti di genere. Rumori allerta i nemici vicini. Ok, quindi ci abbiamo un po' per combattere. Madonna la musica, che bella. Oh, però figata. Non vieni shottato, ma fai come Nathan Drake in Uncharted in questo. Finisci la fortuna. In Uncharted, per chi non lo sapesse, quando venivate colpiti dai proiettili, non è che vi colpivano ma avevate la salute, è che finiva la fortuna di Drake. Più diventava grigio, più finiva la fortuna dell'eroe e quindi vi beccavate il proiettile fatale. Qua funziona allo stesso modo, credo. Perché lui è messo per farti proprio da tutorial su sta cosa. Madonna, la musica spigne. Finalmente non abbiamo un limite di rocce. Io vi secco a tutti. Diventata una macchina da guerra sta ragazza. Ma stai a cuccia. La seconda volta che la madre sopravvive. Alla terza non c'è stavo, lo dico. Alla terza schioppa. He's still breathing. It's a shock. Che? Ah, c'è un attacco di panico. A Blacktail Requiem. Minchia, questo era solo il prologo. Che bello. Quel robo laggiù, c'è cioè una nuvolona, è dove ci sta l'incendio che abbiamo appena fatto. Non lo dite, perché se ne arrivano i templari Deus Vult e sfondano tutto. Amicia, ti è appena cresciuta una red flag sulla testa che tu non hai idea. You are. This is why you have doubts. Amicia. Amicia. È normale, Harlock. Amicia veramente c'ha il PTSD, ma forte, eh. Ma forte. Perché giustamente una ragazzina che a 15 anni ha visto, fatto e vissuto delle robe, che appena ci sta un po' di calma, lei va in
va proprio in blocco. Cioè, non può avere un attimo di pace sta Cristiana. Però bella sta evoluzione psicologica. Sarebbe bellissimo se in realtà la musica fosse collegata alla psicologia di Amicia. Cioè, quando sta veramente in botta parte, quindi mo è leggera leggera. Però non voglio dare troppo spessore a una roba del genere. Amicia c'ha sti momenti in cui guarda il vuoto che è tipo Eren. Senza fare spoiler, è Eren. Lucas, secondo me tu qua non ci dovresti stare. No, Luca, tu ti conviene tornare indietro perché io sono immune, tu manco per il cazzo. Mi raccomando, in mezzo a sti luoghi mettiamo tutta la paglia, così si crea proprio quello bello squacquerone di merda e sangue, schifo. La fionda ne frega contro i nemici con l'elmo. Muoviti con discrezione, evita lo scontro diretto. Scusa, ma non posso sgozzarlo. No? No. Io ho letteralmente fatto po' e me ne sono... Ho salvato una povera anima in pena. Sono magnifico, ragazzi. Non me ne frega un cazzo. Purcu. Corri, Lucas, corri! Mission failed. Porca di quella sacco l'apri. Fatto, easy. A chi cazzo serve la furtività? Allora, tocca fare i test. C'è qualcosa? Che cos'era? Contrattacca, pugnalata. Contrattacca. Ok. Quindi possiamo contrattaccare gli stronzi a distanza. Però dopo una freccia che ci arriva in faccia, tocca stare attenti, perché finiamo la fortuna. Ciappa qua, posso togliermi dai coglioni? Una volta che mi hanno visto. Posso fare un altro contrattacco? Sì. Troppo? Porca troia, ciao. Ok, però madonna, eravamo nel primo damo che eravamo morti 7 volte. Cioè, hai molta più survivability. Tanto verangiano che sta porta non si apre e me lo buttano in culo. In modo di confronto di influenzare l'evoluzione dei talenti di Amicia. Questa è una figata. Sarà automaticamente la sua padronanza di 3 tipi di talenti a seconda del tuo stile di approccio e degli strumenti che usi. Cioè, se tu sei più furtivo ti aumenterà la cautela. Se sei più da brawler di merda ti aumenta la lotta. E così via. Figata. Molto figo che si abitua a come giochi. Bello bello come come idea. Cioè, quelle mura non è perché dentro c'è l'arena, è il contrario. Cioè, dove stavamo noi era il fuori le mura. Questa è la vera città. Perché il Magister sta nei bassi fondi? Non sta nei bassi fondi, sta nella città. Però ci ha attirato qua perché probabilmente è successo il patatrack. Però mi ricordo la città infame. Che se appena cadono si sfonda tutto, ma 100. Che belli come li han fatti in questo i topi. Fighissimi. Ah, siamo di nuovo a casa. Però perché ci attaccano? Tecnicamente dovrebbero essere amici, no? Fortuna che gli hanno messo che mo c'ha i sassi infiniti, perché non ci aveva senso sta cosa nel primo. Adesso posso tirare anche questi. Figo. Ok, hanno ampliato sta roba. Però vedete, se hanno portato avanti tutte queste piccole idee, adoro. Perché hanno delegnizzato, hanno tolto quelle 2-3 cose che erano una rottura di coglioni e le hanno rese più fluide e anche più interattive. Cioè, prima era letteralmente vai da una luce all'altra. Sì, prima era molto più ok, meccanica 1-2. Mentre adesso l'hanno ampliate quelle cose. Bravi, bravi. Figata. Puoi creare una piccola roba. Questo mi piace. Bello. Voglio usarla contro una persona, però questa. So che sono malsano quando dico queste cose, ma voglio tirare una bomba a mano in faccia a una persona. Sarebbe figo, perché hanno cominciato a fare delle cose tipo che puoi spingerli, che puoi stordirli momentaneamente. Perché il problema che a me mi dava fastidio del primo era che quando tu ti incontravi uno stronzo in full plate, era uno stronzo in full plate, giustamente. Però non potevi neanche spingerli, dargli una botta, tirargli qualcosa per stannarli momentaneamente. Ed era un peccato. No, è vivo. Strano. Non me l'aspettavo. I'm Amicia Darun. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guyenne. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not... Ooh. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your magistra know you entitle yourself? Who cares? The Maculous... Intanto lui è quello che ha curato il tuo caro portatore. Chissà se i dialoghi cambiano se non li uccidi o meno. Ah, cioè siamo tornati così, sì? Vabbè, madonna, questo è un altro di quelli che devi piacinghiate. You must stop this.
We don't know this man. Amicia, this sort of thing was... Mi sa che Amicia sta a fa la gioielata, eh. Amicia potrebbe diventare veramente tipo psycho per proteggerlo. Certo, gira di notte così con i pant... Madonna. Bello l'effetto del bagnato. He's been treating my brother like an animal. No. We need another solution. Like this island Hugo dreams of. A dream. What can we do with a dream, Amicia? Contando che è stata a che fa che le persone che riescano a controllare tornadi de pantegane. Ma così, ma poi dici che ve meritate la peste. Ma guarda come cazzo stanno a vendere la carne. Mica sei diventato fortissimo. Qualcosa è pieno di frattaglie. Chissà che cazzo di tanfo che c'era in sti posti. Però c'ho ben presente il cazzo di odore che ti entra nelle narici. De roba di sto tipo, è una roba invivibile. I'm going to vomit. E tanto qua in mezzo non è che credo cambia molto. È un odore che non vi togliete mai più dal naso. Distinguish. Ok. Signore, cazzi sua. Bello che adesso c'è l'effetto unico. We must leave the city. Leave this fog down behind. For what, Amicia? A dream of an island. A dream he's been having for weeks. Però mi dà il cazzo quando la macula controlli i topi, la peste. Avete visto il cazzo di combattimento tra un papa di 2000 anni bianco con tutti i topi bianchi contro i topi neri? E ci sorprendiamo che fa un sogno. Me sta a piappare il culo per forza. Ah, perché posso usarlo anche con i vasi. Figata. Ma questa è una cosa figa, eh. Questa cosa è veramente figa, che la fionda è a mira precisa. La mano è per fare le cose rapidamente, mentre questi sono per fare gli AOE. Figa, figa, figa come cosa. Mi piace un botto. Le... No, questo era per citare un'altra cosa, però va bene. Go to hell. Please, please. Sì, comunque mi sa che in questo gioco ci sta. Più ammazzi gente, mi sa più cambia il mood da Amicia, perché sta diventando stronzetta, va all'inferno. Mi sa anche la cosa quando siamo andati vicino alla chiesa era messa perché lei non credo stia più credendo in Dio e altre cose, che prima era fissata, no? Prima ogni volta che vedeva un altare ci andava a pregare. Che puttana, Lucas, ma stai zitto, ma fatto... hai fatto infartare, ma sei scemo. Perché si vede che i topi l'hanno tocchicciato, quindi... Ah! Subito, immediatamente. It's all junk. This is going nowhere. Wait. And now I'm not even there for him. How will we even get back? Madonna, sta avendo un attacco d'ansia, eh. Sta avendo un attacco di panico. Sì, no, ma guarda che anche prima, non so se tu l'hai mai giocato sto gioco, Kyle, ma c'ha avuto un momento in cui ha avuto letteralmente il PTSD con lei che sentiva gli urli e compagnia, eh. Oh Cristo, chi cazzo è quello, Havel? The others with me. But for any valuables, we need food, drugs, any goods. No. They're going in. What do we do? Hey. What? You're not all right. I am. Ma su due le cose, o c'ha un attacco di panico o sta sviluppando la macula. The Count soldiers are gonna seize everything. We've got to get the nightshade before they do. I have to. No. You're in no state to do this. I'm going. I'll sneak in. I can do it. Lucas, madonna, quanto stai per morire da uno a mille. Musica continua di bellissima. Let me go! Oh no! I knew it! I knew it! Alright! Move quick! Come on! Mica è bellissimo il doppiaggio, però. Cioè, si sente che è agitata. Fantastico. Coming. Go hide. I'll handle them. No. We got what we need. Let's leave now. No. They'll come after us. And I'm done running away. È andata in full Madonna. Come. I'm right here. Yeah! Becca. There you go. No. Oh, see? They're nothing. Nothing to be scared of. Cazzatissima, Amicia. We have to go. No. I'm tired of being afraid. I'll show them that it's over. Who are you? Come. I'll give you what you want. He has a shield. If we don't go, go. Me frega un cazzo. My ground now. This is where they die. I killed you. You're dead. Oh yes. Come then. Show me how you'll do. That's all you've got. Come on. Raga, ma sta da sentire quanto è incazzata. Ma la sto adorando. Yes. Follow me. Good dog. Stop. No!
just a kid playing a grown up. Yeah. Sì, intanto qua dentro ci stanno 10 morti. Patience, it'll be your turn soon. In there, her in her place. Yes, come try. Look, this is how it works now. I said. Certo, voi siete a distanza, non siete furbi a scende. The army's on us in our hands. No, it's in mine now. You're dead. You're gonna have dead. Ah! Certo, non siete molto furbi, effettivamente. Eh sì, se vengono in modalità Assassin's Creed. Abbiamo seccato l'esercito della salvezza, poi è entrato Big Show qua. Però madonna, incazzati. Sto adorando la psicologia di Amicia. È veramente fighissima, perché inizialmente era spaventata. Qui c'è la fase dopo. Cioè, incazzata come una iena. Dice, no, questo è il mio territorio. Adesso vi spacco il culo. Poi è stata catturata. Ma dettagli. We shall give this to him. Yes, we've lost enough time already. Hai rotto già il cazzo tu. He's fine. He's in good hands. The best you can be sure. I hope so. For your sake. Mamma mia. L'ha imbruttito. L'ha imbruttito. He doesn't deserve this. I'm taking him out of this. An area reaching the last threshold is a very rare event. A critical one. Of course, from now on, we need to isolate him. The Order has special buildings. You want to lock him away? Do you know what your brother is capable of? He will do much worse. He's a child. This is not his fault. And the more you hurt him, the more rats are out there and the more people die. This is why we need to take him away. His power will grow stronger as his days draw shorter. Magister, please. What do you mean? Amicia, Hugo is condemned. The last threshold means the death of the carrier. Bought you time when your brother reached the first threshold, but this is something else. There is no stopping it. No elixir, no potion. Wait, there's an island. He keeps talking about an island. Maybe the macula is behind it. It is a child fantasy. So what's a child's fantasy doing on the wall of your laboratory? T'ha detto. Yes. What's out there? Poor girl. You're running away from reality. You must accept your brother's fate and your own. And the fate of a protector is to do as the order commands. Ma che cazzo vuoi? Give a damn about your order. I don't know you. I don't work for you. Let me see him. Hugo is tired. Mo dire un ceffone pure alla madre. His room in your state. Let me pass. Not until you've calmed down. You said it yourself. The macula feeds on his emotion. Madonna. We are going to the order's quarters in Marseille. Mi sa che... mi sa che ce lo rapiamo. Joseph, waiting at the harbor, he needs to be warned. As for me, I'm going to rest. Let me know when you're ready to go. Noi ce lo portiamo via, mi sa. Please go to the harbor and find this Joseph. Yes, Magistra. Allora, questa la grazia del mondo sta raccogliendo. Amicia, you should come. Quindi mi sa che noi per tutto questo gioco non credo giocheremo mai insieme ad Ugo. Sono abbastanza sicuro di questa cosa, eh. Ah, perché quella è la parte del porto dove ci sta tutta la piaga che la stanno a bloccare fuori. Certo, abbiamo visto i nostri cari topolini che sfondano le chiese fatte de marmo de 4000 anni. Quindi non so se un legno di merda li fermerà. C'ho questo vago presentimento che non credo. Vabbè, fratello Dellid The Last of Us. L'ha palesemente visto. Non gliene è fregato niente. Ah, ma si poteva salire anche di là. Ma c'era un buco, ma vaffanculo. Ma chi cazzo l'aveva visto questo? Però bello, ci stanno varie vie per fare le cose. E allora chi mi sa se sta a fare i cazzi suoi a casa. Sta là, dice, è andato a fare il lavoro sporco al posto mio, merda. Ed eccoci qui. Tutto questo è per chiamare una barca per farci rapire Ugo. Ma tanto mi immagino che lo rapirà Amicia. Sei contento, Lucas? Non abbiamo killato nessuno una volta tanto. Ecco, ho sentito vibrare. I top stanno per sbucare ovunque. Non go any further, Amicia. Oh, Lord. Io quando vado al bagno. Ok. Ciappa!
Cioè, noi possiamo creare delle piazzette di roba tipo infinita. Puoi combinarla col vasetto per creare una pozza per terra. Io sta cosa la sto adorando, che c'è a mano per far veloce, con la fionda per farlo preciso e col vasetto per fare la UE. È una figata veramente assurda, perché hanno fatto evolvere il vasetto, che nel primo era per tirarlo e fare più rumore, e l'hanno reso qualcosa di utile. Porca puttana, non sono infinite. Va bene, quelle che creo io non sono infinite. Non c'era bisogno di farmelo scoprire così, bastardi. No, no, oh, non me costringete. You're threatening a soldier of the army of Provence? I am. This is too important. Wait. Wait. In the outskirts, our men got attacked by a girl and a boy. You! You escaped! Amicia, you could blind him with the tar. Sarebbe un peccato, però non voglio far venire altri PTSD ad Amicia. Ah, perché posso usarlo sulle torce. Pietà, achievement sbloccato. Perché qua te lo fanno apposta che tu gli spegni la torcia, lui muore come uno stronzo. Non lo so, Fatal, non ne ho idea. Io lo sto facendo giusto perché mi è dispiaciuto che gli stava prendendo l'iperventilazione, stava per morire. Quindi, se non sono costretto, non voglio fargli venire altri traumi. Per adesso non c'è qualcosa che me l'ha fatto veramente capire, se non una cutscene dove dice: ecco perché i miei sgherri sono così silenziosi. Ma non so, c'ha addirittura una balista. All right. Meet me the next pontoon. Eh sì, perché tanto fino a mo non me la so fatta troppa la scambagnata. Piattare. Madonna mia. Perché giustamente sono l'ordine, quindi ci avranno anche la tecnologia, saranno istruiti e tutto quanto. Non so assolutamente gli ultimi stronzi. Ah, quindi adesso col fatto che possiamo dargli fuoco così forte, possiamo anche killare quelli con le armature probabilmente. It's not wood burning, it's bodies. Sto andando. Ha funzionato. Perché succede sempre così negli stealth. Voi e poi si girano. Siamo dei topolini oggi. Solo perché non voglio far venire i flashback del Vietnam ad Amicia. Perché sennò col cazzo l'avevo già killati tutti. Minchia, quello che è rottura di coglioni. Perché sta facendo avanti e indietro da 7 volte. Guarda, mi stai facendo prudere le mani. Hugo, what have they done? I'll go get them. You come get us on the docks by the house. Be careful. What's going on? Raga, hanno vibrato le mura. Le mura di una città. Enough lies. No, no, run, all of you! Proprio a cazzì! Corri, corri, corri! Oh, porco puttano! Corri, Amicia, ti prego, mannaggia la puttana! Signora, cazzi sua! Cazzi sua, signor! Eh sì, perché è proprio la porta che li ferma. Ecco, ecco, gli sto ripartendo un attimo. L'Eren Jäger. Oh, no, no, no. Amicia, in grazia del Padre Eterno. Madonna che sei un toro. Porco di quello soccolo. Bellissima sta scena però. Raga, ma che cazzo sto vedendo? Please, Hugo, stop this. Ma perché, che cazzo vuoi che fa, Hugo? Hugo sta a dormire. Signora, cazzi sua. Signora, corra. È corsa via, brava, brava, signor. Brava, brava, signor. No, è morta, me sa, invece. Raga, ma quanti... Come on. Move faster. Go, go, faster, faster. Minchia, mi sta a mettere ansia. Amicia, calma. So che... Madonna, no, calma un cazzo. Corri, piuttosto... che ti pare sempre bucio di culo. Ci abbiamo qua. Demons, tanti piccoli demonietti. Madonna di quella... Hugo, il bello è che lei in tutto questo non è che sta a pensare a porca di quella soccolona, stiamo per morire tutti male come delle bestie. Lei sta pensando a Hugo. Lei è inseguita da un cazzo di... tsunami dei ratti. Ah, the protector, finally. You won't calm down. Ma te stai zitto, Vodini, che ti piace cinghiate. Hugo, Hugo, I'm here. Ti prego, dimmi che se mangiano Voidin. Shh, calm down, please, please. I know why you're upset. Shh, Hugo, please. Shh.
Hey! I had a nightmare. I know. Minchia, e sei rimorto? What happened? Niente, tranquillo, c'è più la città dietro. Before everything collapses. Yes, Lucas must be waiting at the... Raga, ma c'ho la pelle d'oca, porca di quella. Sì, ma ho capito. Ma perché ha avuto un incubo? Perché ha avuto un incubo, sto puttanaio, è successo? La mamma cammina normale, come se non fosse appena crollata una città. Tana. Amicia. I should carry. No, fatteli cazzi tua, c'ho... Mo tengo io, mio fratello. Che vi ho lasciato in mano 3 giorni, è successo puttanaio. No, io godo per quella morte, è morto di merda. Non doveva avere una morte epica. Doveva morire di merda, Vaudin. Perché c'è fuori l'apocalisse topesca. Lui, ah, finalmente è arrivata la protettrice. Ma ti prendo a pizze, porca troia. Più che altro bellissime le scene con i palazzi che esplodono. Con i topi, mura che implodono. Tutto con la grafica bellissima, poi. Niente, Yugo, tutto a posto, non guardare. Credo che... potresti aver superato in numero di kill il nostro caro baffetto preferito, più o meno preferito, ma a dettagli. Però guarda il lato positivo, i topi t'hanno fatto tutta la strada verso il porto, almeno. Sì, però questa non è la strada per il paradiso. Hugo, please calm down. You have the right to be sad and angry. Oh. But I won't let you down. Oh. You know it. Oh. We'll find a way. We will. No, Dio Madonna, no. Tu devi fargli capire che cazzo c'è. Cioè, è inutile che tu continui a dire no, va tutto bene, non è successo niente, continui a fargli i pattini sopra la testa. No, perché questo è un ragazzino che ha fatto un incubo e è esplosa la città. Non è che dici gli è piato il cagotto a fischio, no. Ha fatto un incubo. Un incubo è esploso tutto. Tutto. Cioè, tu sto ragazzino dovessi prenderlo e spiegargli che cazzo di potere c'ha e deve comprenderlo. Infatti qua mi sei detto c'hai ragione, essere arrabbiato, essere triste. Poi ti spiego tutto. Non come quest'altra che gli dice no, tranquillo, tutto bene, tutto... Non è tutto bene. Se c'è questo, non è tutto bene. Gesù Madonna. E continuano a dirgli sì, tutto a posto. Perfetto, tutto bene. Non è successo niente, Yugo, mentre c'è l'apocalisse. La madre comunque si era imbresottita da te del tutto, eh. Se dovevi accinghiata a te. Mi si era distaccata, eh. Non so se stava guardando la città o stava evitando di guardare la madre. A me si è molto riluttante a fare sta cosa. Nobody listens. I told mother I felt unwell, but the Majesty shushed me. He said it was part of the test. Mother and the Majesty, they think they know, but they don't. And people die because of me. Hey, I know. Lo stavano a testare per vedere che potenziale c'ha, magari. Ecco perché non era agitato Odin quando siamo arrivati. Amicia non è convinta manco per il ciollo. No, te tira una testata, non gli parla. Te scrocchia. Te spazza la mano. To get him to safety, Amicia. You want to lock him away again. It's not the same thing. This happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother, shutting him away and keeping up with this torture will kill him. He's a child. He's a victim of all this too. He's my child. Stiamo a giocare veramente sta carta? But you need to open your eyes. Sì, ma vogliamo nascondere quindi il fatto che quello che è successo è stato per colpa vostra? You just don't understand. Amicia ha appena minacciato, eh? I think I see the problem. Credo di aver capito qual è il problema, che ci siamo incaglionati in mezzo alla roba. Che cosa è successo? Cos'è successo? Ci siamo incastrati su un albero. Però mi piace come Amicia sta avendo dei pensieri, delle evoluzioni, anche nella regia di come fa le espressioni, di come ha tolto la mano, lo sguardo che ha guardato lei, che gli metteva la mano sulla spalla. What? No, Lucas, what do I do? Che è successo? Ah, si è rotta, ok. Strike the ground with it. Go to the stand. Ah! What is this? Figata! La piri... Infatti ci stavo pensando. Puoi salvarti dai topi. No, no, secondo me Lucas durerà, ma pure parecchio. Quelli che c'hanno fino adesso le red flag più grandi in testa sono proprio Amicia e Hugo. Soprattutto Amicia c'ha una red flag in testa enorme, perché lei potrebbe veramente fa la matta per salvare Hugo. Yeah! Run! Don't think! Sentila come strilla. Non ha paura lui. Lì c'è uno di quelli fighi. Corri, 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 corri. Sbrigati. Amicia, sbrigati, mannaggia. No, che cazzo c'è là dentro l'alcol? Mamma mia. There's nothing on our side. It's rusty. Or something. Penso che abbiamo appena scrocchiato un cadavere. Tranquillo, cucciolo. It's not your fault. Ma vattene a fanculo. Fammi dire. No, fammi.
Fammi tirare la roccia. Non togliermelo il mirino. Fammela tirare, porco di quella socco. Siamo da soli una volta tanto. I'm looking. Oh, Joseph. Io spero che un giorno Adamisia gli viene il ciclo. Perché il giorno che Adamisia viene il ciclo e sta pure girata di coglioni, vi secca tutti e si ruba Yugo. Ma dettagli. Vabbè, giustamente è il peso che teneva quella roba. I don't care about being safe. This is all about Hugo, mother. No. Oh. I know you don't trust me. Cioè, vede, lei è pronta a sacrificarsi per Hugo. È pronta a sacrificarsi. È per questo che secondo me lei c'ha una red flag in testa che è grossa, veramente come l'una di notte. Però se ne sta accorge che è molto agitata, quindi cerca un attimo di controllarsi. Is Lucas still not with you? No, we've lost sight of him. How? What is he? Ma come? Ma scusa, ma stava là. Ma non potevate fermarvi un attimo per farlo salire? Ma avete lasciato Lucas da solo? Lei nel mente sta pensando a quello che dovrà fare. Perché adesso sta da sola, non c'è Lucas che la sente. E quindi sta pianificando. Si sta preoccupando anche che Joseph potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Amicia sta facendo il piccolo Light Yagami, eh. Cucciolina, pianifica, brava, sono contento. Leave him alone! Just aim and shoot! Corri, cucciolino. Cioè, non ci posso credere che l'avete lasciato. Ah, proprio così adesso? Ma perché mettete la roba incendiaria sui ponti? Ma siete scemi comunque. Parte il momento ballet. Ah, è così. Questa è la nostra arma nuova. Ma scusa, ma non era una balista fino a poco fa? Go back inside unless you want to fight. Stay back. I'll kill the lot of you. Oh, madonna che sniper. Beh, vieni qua cucciolo. Ho finito le munizioni, però posso... Becca, dammi un attimo signore. Ah, ma aspetta. Aspetta, ti faccio vedere altro che ha a balestra. Guarda che sniper. Quindi adesso Amicia sta andando proprio caccia a tango. Cioè sta andando per killare. Un'altra volta momento Crash Bandicoot. Zio, lo sai che essere troppo spavaldi te lo butterà in culo, vero? Porco puttana. Stai in panica, eh. Stai in panica. No, no, sono troppi. Sono troppi per affrontarli. Corri, corri. Via, via, via. I'll give you a game. No, Amicia, non è questo il miglior modo per combattere. Ma mi sa che Yugo adesso fa qualche esplosione, eh. If you want to be reckless, be better than that. Ah, Hugo! Look at that! Reinforcements! Hello, hello! Sì! Vai lo stronzo! Poi è scappato il cagazzotto. Una botta sulla tempia, bene non fa. What are you doing? Amicia! No. Amicia, what are you doing? È stato proprio lo sguardo di Pipino e Merry questo. È stato proprio... Se ne va. È così che andiamo per cazzi nostri. Madonna mia, che cazzo di spregio che t'ha fatto. How about we go out to sea? Just the two of us. Avuto difficile. Avrei una bella cicatrice di guerra. Oh, ed è inizio game che tra l'altro non stiamo mano nella mano con Yugo. Madò. Mica, dopo tutto il caos che abbiamo visto, questa è veramente una boccata d'aria fresca, cazzarola. Oh, guardalo come si arrampica, Yugo. Corri, corri, corri. Listen. Porco di quello, insomma, ma siete scemi, avete fatto più un colpo. Corri, corri. Che? Ma c'è pato? Cazzatissima. Madonna Misia, altre 7 costole rotte. Già che si è spezzato il collo, miracolo. Dammi un attimo, Yugo. Dammi un attimo perché mi hanno shakerato come se fossi un drink. No, sì, infatti Amicia è fatta da adamantio. Amicia alla fine di sto gioco su due cose: o muore o veramente prende un handicap a vita. Ok. Ma che cazzo sei a te? Corri, Yugo, mi dispiace. Mi dispiace. Ok, Yugo non ha fatto un fiato. D'altro apre lui, cucciolino. No, comunque lui non gli fanno niente, non lo guardano nemmeno. Quindi penso che l'abbiano veramente tolta fino all'ultimo quella cosa che potevano rubarseli. Era un po' soltanto una rottura extra. C'hanno anche l'elmo adesso i bastardi, però io ho questa. Dai, visto che abbiamo tante risorse, mi piace giochicchiare così. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, cucciolo.
per niente impanicato. Forse ha capito che purtroppo è una cosa necessaria. In questo caso no. Magari si danno pure un sacco supporto a vicenda, eh. Cioè questa penso che è una cosa che fa veramente tanto nella loro psicologia. Il fatto che stando insieme vanno molto più spediti. Questa si chiama botta in bocca fortissima. Ah, questo effetto strano che sta a schermo, io pensavo fosse qualcosa. È Amicia che giustamente sta con il trauma cerebrale. Non credo si vedrà in live, ma si vede tutto sdoppiato. Non si sa mai che fa scattare l'allarme. Stai attendendo, non mi frega un cazzo a Yugo. Yugo dice: mi raccomando, fai piano, però non ti fa male, sorellone, eh? Mio cuccioleno. Lui pure è tanto, tanto evoluto rispetto al primo. Boni, boni, che ce l'abbiamo i modi per combattere anche senza i pugnali. Ce l'abbiamo. Io mi immagino Amicia che fa esattamente come me, ragazzi, che fa queste risatine malefiche, letteralmente. Ma anche perché poi ti danno tanti materiali per fare effettivamente sta roba. Cioè, nel primo dovevi un attimo un po' più centellinartele le risorse, mentre qua vedo che te le tirano veramente tanto. La madonna, capito? Ma non è pece, è Satana sta roba che tiriamo. Bravissimo. Ce ne sono altri, Yugo. Uno laggiù, ma adesso lo andiamo a prendere. Caccia a tango è diventata. Che cosa mi sta intrigando adesso il gameplay, perché siamo finalmente, penso, entrati nel vivo del gioco effettivo. E dato questa cosa è figa pure, proprio perché c'è questa roba che non puoi guardare dietro gli angoli e te li fa spizzare. Droppato, signorino? No, perché giustamente. Ma tra l'altro poi questa roba scioglie le armature. Ma noi non dobbiamo avere paura dei topi, dobbiamo avere paura della pece, ragazzi. Però non ho fatto bene, eh. Cioè, non per forza di cose è una cosa sbagliata, perché se tu sei bravo a gestirti le cose, a giocare, a fare, è giusto poter fare queste cose. È molto, molto giusto. Stanno a spawnare perché si sta impanicando. Amicia, wake up! Rats, they're here too! Occupati dei soldati. È bella come effetto, perché c'è questa lente che loro che corrono. Ora io devo controllare un'orda di ratti. Tieni premuto giù per creare una connessione con i ratti. Mira un'orda e premere due per prenderne il Madonna, questa è una cosa, ragazzi. Che sta succedendo? Sta succedendo che Yugo è una bestia. Diventerà nel gameplay effettivamente anche Yugo. Figata, sto gameplay potrebbe veramente intrigarmi un botto. Perché collega adesso alla balestra tutte le varie pozze, Yahweh. Lui che può controllare i topi. Mi hanno permesso? È quello infatti che mi preoccupa, perché secondo me la Macula ha percepito che glielo stavano per buttare a Yugo. Gli ha detto: ok, da moglie un attimo allentiamo la briglia. È quella la cosa che a me mi preoccupa. I think we could use those. They're clean. Ah, dici per farmi la testa. Which one? I don't. That one. Però se non passiamo qua, non avrà mai la benda rossa? O di che colore è? Va, siamo Rambo. Ma quindi queste sono tutte cose che effettivamente se prendi fanno dei piccoli cambiamenti. Ma che bella come cosa. È una cazzatina, eh. Però, bravi. Continuo a dire che i premi che ha vinto se li è meritati tutti. Vado. Porca soccola, vi mangio tutti, vi mangio. Tutti i bacetti, tutti i bacetti. Tranquillo, tranquillo che arrivo. È ansiogena sta cosa, ragazzi. Ok, quindi con Yugo possiamo eliminare tutti quelli non con le torce. Gli altri poi ci pensiamo noi. E perché c'ho sto vago presentimento che quelli con le torce saranno tutti con le armature? Non lo so proprio, ragazzi. Ci manca che adesso i topi li possiamo equipaggiare con l'estinguis. Sono diventati la macchina definitiva. Però la domanda che adesso mi sorge: quando io do fuoco ai campi, loro possono morire? Cioè, il campo di grano è abbastanza forte per ucciderli? Sarebbe da provarci. Vediamo, facciamo la prova del 9. Figata, non devi per forza sprecare i cosetti. Io vedo dei topi.
Ma infatti loro posso mandarli a fanculo, domanda? Topi. Eh sì, bastardissimi. Ma se io li mando qua, se ne vanno a fanculo. Questa è una cosa molto importante del gameplay, eh. È molto molto importante, perché poterli controllare in questo modo ti dà una quantità di modi per approcciarti alle cose incredibile. Fighi, bravi, 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 bravi. Già morti tutti. Cioè, già morti tutti dopo che ho scatenato l'inferno delle pantegane. Già sono morti tutti pure, mi metto a dire. Cioè, qua giusto non ti hanno dato il fatto che i topi non ti mangiano per non renderti veramente in god mode. Perché se qua, per esempio, ti danno pure che non ti fanno niente i topi, tu hai finito. Cioè, tu non sei unstoppable. Sei una macchina. Però figata sta cosa dei campi di grano, perché a saperla all'inizio game, sapete quante altre persone avevo potuto magari fare per i punticini? Incoglionito qua. Cioè, non ci hanno proprio. There you are. You pray for your defiance. Now you know the might of the beast. Questo proprio uguale al primo. Però qua ti fanno ragionare, ti mettono in una situazione di panico e ti fanno ragionare. Figata. Adoro. Come here. I won't let our brother's death be for nothing. Vattene a fanculo, pezzo di me. Ma è morto? Amicia. Vabbè, è umano, giustamente. I'm fine. Dai, su, Amicia. Amicia! No. It's bleeding a lot. Cioè, sono due cose. O ci sta per stirà male. I can't. You have to handle it yourself. Are you sure? Do it. Quick. Massima, perché purtroppo zona tempia è una rottura di coglioni. Ah, perché ci dobbiamo sbrigare, che se no ci ammazza la Misia. No, pezzo di merda. Non mi attacca Misia, ti spacco la testa. Madonna. Bacini. Ecco, no, questo è preoccupante, Yugo. No, non dire queste cose a mamma. Che what's wrong? Cioè, gli hai fatto ghilla mezzo esercito. Ecco qua, vai, tsunami parte 2. Beh, siamo morti. Yugo. Siamo morti. Siamo porca di quella soccola morti. Lord. We have to get out of here. Madonna, queste cose con tutti questi topi che escono comunque sono bellissime. Amicia. I'll get us out of here. Madonna. Amicia è in Rambo mode. I did it again. I'm sorry. Tanto io sto scattando in questo momento, ragazzi. Madonna, madonna. Amicia è un cazzo di toro. 16 anni, veramente, c'ha 20 a forza. No, tu non rimani qua. Amicia, come! I can't. I can't. Please! Amicia, quick! I can't. Amicia! Please come! Amicia! No, io non posso aspettare fino a giovedì così. Ah, ok, mi fai vedere che cazzo è successo. Ah, è lui, infatti, sì. Perché ci ha salvato? O lo sto confondendo, ragazzi? Non è quello che mi ha spaccato le tempie? Just a quick check. May I? Madonna, con che cazzo d'anello mu stai a di? Per cosa pesa come me? Porca troia. Quella è una cicatrice da guerriera, Missy, eh. It's going to hurt from time to time. Just breathe and relax. Your voice doesn't help. Stop trying to be so tough. You might learn something. Fine. So tell me why you came back. Why you didn't just let me die. Tell me, why should I trust you? Why should I let the rats make one less problem of you? The Count's army is at war with us. The scum of Provence. Most of my men, my friends, have been killed or ran away. It's just a matter of time before they get me. So you're running away? Yes. The noose is tied already, but you have something I don't. Rats. Si è chiamata una macchina da guerra. Ecco perché si chiama criminale il capitolo, perché siamo una banda praticamente. Very careful.
Madonna. This is a constant reminder that. Ok, sì, è lui. Comunque mi piace che Amicia, nonostante sia una ragazza di 16 anni, c'ha neanche la competenza su intimidire. C'ha letteralmente l'expertise. È un factotum. C'ha un più 90 su intimidire sta ragazza. Possiamo mettere anche sulla balestra questa roba, mi sa. Figo. Mi consuma il dardo anche della balestra? Secret recipe. I don't want a recipe, I just hope it holds. You'll see. Ah, però puoi riprendertelo. Figa questa cosa. Cioè, magari se tu missi con la balestra puoi riprenderti il colpo. You follow and obey. As long as we make it out alive. This will help. Oh, ma stai zitto che ci sono campato fino a mo' con ste meccaniche. Madonna mia, ha parlato 10 volte e 9 volte caga la minchia. Madonna mia. Tu stai zitto e sbeve, per favore. Lasciami fare il mio lavoro. Chi è che c'ha il portatore della macula? Tu o io? Oh, oddio, è un nido. What is that? It's a nest. Madonna, sarà pieno dei cadaveri. Probabilmente dei tuoi uomini. In questo momento, tipo su D&D, io sto soltanto rompendo i coglioni a questo uomo. Minchia, pure questo. Pure l'odoris ci abbiamo. Let go. Corri, bastardo. What the hell? There's something sticky on the ground. It's only blood. The remains of their prey. And something they secrete, I think. Si chiama merda, Misia. Si chiama merda. Che detta. Ah, te lo metto sullo scudo. Glielo metto sullo scudo. Ci stavo a pensare adesso. Con le fiamme? Sei sicuro? Vai. Ma infatti chissà dall'ultima volta che l'abbiamo incontrato quanto tempo è passato. Perché, cioè, gli hanno sterminato tutto l'esercito, gli amici, le cose. È rimasto qua da solo. Me lo posso riprendere il dardo adesso che arriviamo, spero. Perché sennò ti spacco le corna. Eccoci qua. Posso... Non lo... No. No! No! È il mio dardo! È un bastardo! Sti cosi valgono come l'oro, non li rompere! Vi potreste togliere che devo passare... Vi potreste togliere? Grazie. Ok, sì, c'è gente. Ma tanto noi siamo diventati delle macchine da morte. Posso romperle come nel primo le lanterne? Sì. Ah, ma non gli si passa l'impanicamento. Questo continua, mi sa, fino a fine capitolo. Bisogna stare attenti, perché vuol dire che se sgravi troppo magari ti fai il game over o semplicemente non puoi più usare la roba di Yugo. E lui è molto utile. Ah, cioè, perché io dovrei usare un dardo di balestra per salire lì. Bella però sta cosa che adesso possiamo fare ste cose particolari, perché penso che queste, a differenza delle nostre botte di frombola, siano permanenti. Cioè, se io metto una botta di Odoris con la balestra, quella rimane lì con la freccia addirittura, ed è molto molto figo. Volete vedere una pro gamer move che sto per morire con una matata? Non si attacca per terra. Pro move del cazzo anche chiamasi. Ah, è bella, proprio piratesca. I see you left your mark on her already. Ah, gli ha messo anche i punti. We're done, Arno. The Count's army is on our back. And thousands of rats are shitting on my doorstep. This place is over. I'm disbanding the crew. Then come alone. Sophia, you owe me. All right, then. The call of the sea it is. I need some time off. Who cares? So, it's that time of year when you quit everything. I'm afraid it's for good this time. Sure. We'll play jacks and wait for you to come back. No, sono fedeli però. Bella come cosa. Anche perché una donna pirata durante sto periodo vuol dire che tu sei una con i controcoglioni, pesse capitano. Con la pioggia però possono prendere fuoco i campi di grano. Bonjour, mon ami. Sì, possono prendere fuoco. Gli è caduta la lanterna, è stata la fine. Neanche Mustang fa sta roba, se glielo chiedi. Prima soppiato fuoco come uno stronzo, mo tu no. Che cazzo sta a fa quell'altro? Che banni oppi tipo GS? Però mi piacciono ste mappe così ampie. Sono veramente fighe. Però adoro la quantità di approcci che puoi avere per killare. È veramente figo. Ce ne stanno veramente troppi. Sì, mi sa che c'è il tizio in full plate. Oh mio Dio, quindi finalmente i cazzo di boss rimangono. Ma bello, figata. Tanto questa cosa è ansiogena, perché lui non è che li vede a cazzo, lui vede il sangue dentro alle persone. Arno, ti salvo, eh? Sei un toro. Latte diceva, se combatte contro più persone perde. Ma hai fatto una strage. Ma che cazzo senti? Ma a me sta a pia per il culo. Ah?
Adesso Amicia ne può sparare due. Ergo è diventata ancora più letale. Ma se hai tutti i soldi per comprarti una armatura, la spada, lo scudo, ma comprate pure un elmo. Ma in grazia di Dio, ma te devo venire a Dio. È come se Havel fosse completamente in armatura di Ako, lo scudo delle rocce a torre, il dente, però senza elmo. Quindi gli arriva un sasso qua, muore. No, Amicia. Don't be so happy when she says things like that. Tra l'altro, infatti, gli ha detto: bro, scatena la piaga se te fa qualcosa. Ma ormai Yugo, sei, sono un cazzo di topomante. Right. I'll take the other one. Giustamente lei non sa assolutamente niente di come si guida la nave. Loro inizialmente, no, noi andiamo sull'isola da soli. Ma che cazzo vuoi fare, Amicia? Che abbiamo fatto? Siamo partiti! Finalmente, dopo 70 live. Questa è la musica del menù. I'm a pirate! Un fulmine. Allora, raga, io so che siamo in un momento di calma, ma io ho veramente paura che adesso esce uno tsunami di topi dall'acqua. Perché abbiamo viste tutte. Guardalo sull'editina, piccolino. Raga, ma io non ci ho pensato fino ad adesso. Lei non ha dormito mai. In Requiem ha dormito oggi. Si è fatta 8 ore. In realtà Amicia come Leech non dormiva. Già siamo arrivati all'isola, ma davvero? Ah, beh, ma è un paese. Io pensavo che fosse un posto sperduto di merda. Ma c'è sta civiltà, è tipo Panama praticamente. Benvenuti a Tortuga. No, sbagliato? Allora perché lo trattavano come se fosse l'ultima schifezza? Sei un'isola che esiste. Perché non andare a controllare? Be nice. Sì, sì. Tra 10 minuti, io ho detto, c'ha la stessa indole di Nathan. 10 minuti, vedete sto coso, sto posto? Ci sarà niente, sarà vuoto. C'è qualcosa che mi ha puzzato. Perché ci stavo pensando anche prima. Io non vorrei che in realtà lui sia stato attirato qua magari da un possessore precedente della macula. Sto posto mi sembra stranamente troppo in pace per quello che sta succedendo. Eh sì, c'è sta qualcosa di un pelino sopra che li sta. Io non vorrei che da qualche parte ci fosse un povero cristiano tipo predecessore della macula, perché non è il primo Yugo a portarla, che l'hanno proprio inchiodato tipo Cristo da qualche parte e semplicemente lì c'è tutto lo schifo che sta qua attorno. Ergo loro stanno in pace perché il tizio sta là sotto da solo come una merda. Ma non vorrei spararla troppo lunga, che tra l'altro i giorni luminosi, cosa c'è di più contrario ai tempi così bui, scuri, se non i giorni luminosi? Tiragli il vasetto, Yugo, fai come tua sorella. Boom, gli dà la testa. La signora fa, ma porca troia, ci ho messo 7 anni a pigliarli sti fiori, ma hai rovinati tutti. Ma che ti pare? Avevo detto, Uncharted, 10 minuti ci sono voluti. Neanche, forse 20, dai. Arrivederci, Non compro niente, non compro niente. Però, minchia, Yugo l'ha capito che ormai siamo quasi da soli contro il mondo. Ha capito che purtroppo tocca combattere e tocca seccare gente. Ma che cazzo siamo, su Dark Souls? Ma che cazzo sto a vedere? Ma scusate, non sono così esperto, ma la gente veramente usava in questo modo i falchi? Adesso mi sbuca dalla finestra qua dietro e fa boom, buca dentro. No! Cazzo, sarebbe stato bellissimo che passava in mezzo alle fiamme e ci moriva come uno stronzo. Ma secondo me Arnaud lo troviamo tipo morto, impiccato o devastato adesso, perché è rimasto da solo contro non si sa quanta gente. Arno, lo sterminatore di eserciti, si è fatto battere da un palo. È bellina però. Appunto per questo non mi fido. È troppo carina. Ok, gli hanno dato altri abiti. Madonna, che bella Amicia. Sì, esatto, è troppo bella. O sta per esplodere tutto o stiamo per scoprire la verità che si cela dietro a sto puttanaio qua. Sure. Enjoy the brighter days. Ah, invece ci ha fatto passare. Miracolo. Poi adoro che praticamente Amicia è fatta a metà, perché c'è una parte completamente distrutta dalle pizze, dalle cose, mentre la destra è quella più normale. Cioè praticamente Yugo vede la parte quella sana. Questo... Siamo dove stava il sogno di Yugo. Era qua proprio. Tra l'altro laggiù ci sta una porta che porta dentro la montagna. No, era una conca con un lago sotto, ok. Però questo è molto simile. Mica, bravi qua, Bravi, bravi. Voglio qua perché sto
piotticchiando a destra e a sinistra, ma secondo me è veramente tanto pieno di dettagli intriganti. Tanto notare come questa è sempre architettura romana, perché fin dal primo che c'è sta cosa che i romani... infatti. Io sto cercando di dargli interpretazioni. Magari per chissà sto dicendo una marea di puttanate, eh. Però tentiamo, anche perché voglio farlo. A meno che dentro non ci sia qualcosa... Ah, ma vaffanculo. Ma chi cazzo t'aveva visto? Madonna, ma che cazzo è il segreto endgame? C'è la spirale. L'altro era sotto la montagna, pesci, aka un fiumiciattolo. Ah, la girella. Sta anche qui. Oh, ecco, ma vaffanculo, due. Con tre simboli possiamo comunque capirci qualche cazzo. No, ecco. Nella mia lettura errata l'ho letto bene, dai. Ma no, ti prego, no, no, l'hanno fatto. Non me lo dire. Ma che figo! Io pensavo fosse una citazione Assassin's Creed. Mentre lei adesso si riprenderà più facilmente. Oh, però ce l'abbiamo fatta. Però un enigma che ti fa in giro per tutta la mappa, che ti dici devi mettere un attimo a corrigli dietro. Però che vale. Soprattutto per io che sono un cazzo di infighter. Questa è una manna, ragazzi. Yugo sta con due waifu. Raggiungi Las Madres. Do you know what almost means? Effettivamente, Yugo, siamo quasi arrivati. Vedete quel buco lì giù? È dove dobbiamo arrivare. In Congo, anche detto. I'll get it for you. Water attack! Hey! Tutta questa cosa è per farvi prendere a bene, così noi arriviamo sopra e pa, dietro la testa, nel culo, fortissimo. Però si vede che questa è zona fatta con tutta veramente architettura, perché ci stanno questi tipi di muretti, questi tipi di alberi. Se non fosse che siamo in mezzo alle montagne, ragazzi, io direi che stiamo facendo una passeggiata in un parco a Roma. Mo, lasciamo perdere questo sfondo, che queste sono le Alpi più o meno. Ecco, come in Italia, infatti, vedete, le pecore in mezzo alla strada che rompono i coglioni. Io non posso andare per la via intesa e normale, mi devo fare scampagnata, perché tu non puoi spostare le pecore. Cioè, io devo andare tipo Bear Grylls di là invece di usare il sentiero. La tua pecora ci hanno fatto l'abbacchio, io te lo dico, eh. Ma l'ha visto lui l'incendio? Ma vaffanculo. Ho fatto qualcosa di incredibile. Uno stronzo dietro l'angolo. Ma vai a cagare, Avele, che se non dovessi fare la no kill l'avevo già ammazzato. Gesù. Papà, ho sbagliato, scusa. Ho sbagliato, non volevo fare questo. Ma da sto bastardo che... Ma che luogo dove fa la guardia è quello? Ma quanti banconi, ma basta. Ma io, scusate, ma il power up dei cazzo d'attrezzi per craftare dove cazzo mi va? Ma che l'ho pigliato a fare se mi mettete una roba ogni due metri? Nel primo ce ne stava una, facevi madonna, si te mettevi a pregare se trovavi un banco da lavoro. Qui ogni tre metri c'è la contessa. La botta de balestra, cattiva, brutale, così, dietro la testa proprio. Che bella, con tutti i segni in faccia. Bold, but believable. Andiamo a fare una sessione di BDSM, Yugo, sì. Un piccolo Leatherface. Voi siete sicuri di voler fatto sta cosa? Io perché ho paura che sti bambini vengano sacrificati, eh. Poi fate voi. Ma voi siete matti in culo. Qua è la Fenice, quella al centro. No, ciao, piratessa. C'ho un po' di inquietudine. Chiude, vaffanculo, rimanete dentro, merda. Questi sono matti in culo. Magari non lo sanno neanche loro, eh. Cioè, loro hanno semplicemente trovato questo tempio e hanno detto, oh! Come al solito, in quegli anni ci hanno costruito sopra stecca, dico, sotto il punto di vista della religione. E quindi loro manco sanno, magari, di ritrovarsi nel tempio o in una struttura dell'ordine. Loro sono semplicemente dei matti in culo che fanno i rituali. Boh, non so, magari lo sanno, eh. Però se non lo sanno, magari si sono ritrovati proprio sopra dov'è. Perché le cose che dicevano su tutte cose in faccia nere, e quelle che c'ha Yugo, che c'ha il portatore della macula, Basilius Aelia, è il nome del primo portatore? Ma secondo me non lo sanno, Dark, perché se questo è veramente uno dei primi portatori della macula, questo vuol dire che... Poi non so se magari c'è lui o ce n'è un altro più recente, però vuol dire che è duretto. Magari la sua guardiana. La cosa che ci diceva anche Vodin non era semplicemente per fare lo stronzo. Quando Vodin ha chiamato Amicia la protettrice del portatore, non era giusto per darti una nomenclatura, no. È perché magari il portatore della macula ha bisogno e ogni volta magari sceglie il proprio guardiano. E probabilmente, giustamente, Yugo ha scelto Amicia. Quindi se Basilius era il portatore, Aelia sarà stata una persona lui vicina, che sia la sorella o qualcun altro. Pure
loro forse hanno scritto i loro nomi da qualche parte. Sono queste ricorrenze che mettono sempre. Questa cosa è bellissima perché la fenice che fa la luce, che fa il fuoco, e sotto che blocca i ratti che sono l'oscurità, no? Che tra l'altro mi sa che questo è proprio il luogo del sogno. È il luogo del sogno, ma nel sogno era molto meno sviluppato, perché adesso c'è l'acqua, tutto costruito. Era proprio all'inizio, quando magari non ci aveva ancora costruito niente l'ordine qua. Tra l'altro è una stanza molto simile a quella che c'aveva Yugo nel primo. Mamma mia, è fin troppo simile. Che tra l'altro, vedete, ci sta il gladio, ci stanno tutte cose molto vecchie, l'architettura romana. Cioè, vuol dire che questo è campato tanti anni fa. Ah, a warrior's room. Not just any warrior. Look at the shape of the armor. Questa era la stanza della guardiana. È un'armatura da donna. Ah, magari il bracciale che c'aveva lei sul polso. Madonna! Lei quando se l'è indossato ha detto: me lo sento come se fosse già mio. Perché mi sa che era un bracciale di ste cazzo di armature. Raga, allora questa cosa mi sta colpendo al cuore. C'aveva addirittura il set con tutte le armature. Si addestrava, e la madonna. Minchia, ma era una... porca troia. Ma era un toro. Io non so se voi sapete, ma tipo una alabarda, una lancia, c'ha nasciate quelle robe, pesa un fottio. Per essere utilizzata da una donna in combattimento vuol dire che era un bel donnone da combattimento. No, 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 non voglio vederla quella povera Crista morta. No, perché se l'hanno bloccata, l'hanno rapita e l'hanno portata là, vuol dire che l'hanno ammazzata. Perché si vede che proprio sovviene qualcosa di sovrannaturale quando tu alla portatrice stacchi il portatore della macula. Vanno proprio in rage. Quando Amicia c'aveva quegli attacchi di panico, di ansia e di furia, era perché non era vicino al portatore. Perché ogni volta hanno cercato di separare i due, è successo il puttanaio. E infatti pure questa cosa, loro poi hanno cominciato a lodare, a pregare, a venerare il bambino, ma la protettrice del bambino se la sono completamente scordata. Marò. Scary. Io vi ricordo che l'RTX è solo sulle ombre in questo gioco. Vuol dire che tutto il resto è grafica normale. Hanno incatenato qualcuno al muro. L'hanno incatenato qua così che affogasse con la marea. No, si sfonda! No? Salve, come sta? Tutto bene? Beh. Salve, eh? Salve, mortacci tua. Adesso posso spingervi tra le fiamme, pezzi di merda. Ah, ok, proprio boom. Buongiorno, sono vivo, tutto a posto. Venga. Tutto bene, ma sei serio? C'hanno dei dardi in testa. Tutto a posto. Successo qualcosa, Samiro? Tutto bene. Burn, baby, burn. Pi, 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 ri. Correte fuori dal fuoco. Tacci vostra. Ho fatto prendere fuoco, mi sa tutto, ragazzi. Ho dato fuoco a un piccolo giacimento romano. Mille anni si buttati nel cesso. Bastava Amicia, bastava. Un candelabro. Ma che cazzo attacca un candelabro qua? Ma è una macchina da morte. Cioè, quello è fatto per uccidere le persone. Pulisci il candelabro, Gigi. Fine. Ah, proprio Ariete. Si è proiettato su un'altra isola, ha killato tutti. Ho appena sterminato un paesino, gli è arrivato un missile terra-aria. Sì, però c'è Yugo. Volevo salvarli. Gli spawna sotto al culo una mandria di topi. Yugo, bello di papà. Io capisco quello che volevi fare, però non è propriamente questo il modo. Sì, io brucio le persone, ma non lancio una granata in faccia alle persone che voglio salvare. Credo che arriverà un momento in cui lei dirà tipo a Yugo: lascia che me sporchi io le mani per te. Perché so che magari lei non lo sta dicendo uno a uno, ma è quello che lei vuole intendere. Cioè, lascia che ammazzo io, tu fai il bambino. Vieni qui. Nice. Ma che cazzo vuol dire che puoi parare sta cosa? Ha letteralmente fatto un parry a una bomba a mano, ragazzi. Cioè, pom, di cazzi. Cioè, ci mancava che me lo sparava in bocca. Era la fine. Sapete, era da fare più stealthy. Ma vabbè, abbiamo le munizioni, usiamole. Io continuo a dirlo, ragazzi. Amicia con la frombola è un cazzo di sniper. Cioè, avere una mira del genere con la frombola non è da poco. Ma tu sei matto? Muoviti, non parlare! Ma tu sei scema! Ma quanto tirata sta cosa dello specchietto? Perché la gente tra lei con il suo prisma? Ah, ma è un prisma, non è un pezzetto di vetro a cazzo. Poi c'è il Tesseract in mano, però... Già che mi dicono che è un prisma, posso più già capirlo. Siamo in mezzo ai fiumi di Pantecane, ragazzi. Sinceramente che lei fa un po' col prismino così, non me ne frega niente. Ma scusa, io non posso fare tipo... ma carina. Minchia quanto si riprende in fretta però adesso Amicia con il cosetto, eh. Ma un attimo c'è voluto. Ah, perché quando c'è il lock vuol dire che ci si attacca. Ah,
fango per il cazzo. Mi sono dimenticato che Yuko può fare, sapete com'è, il cazzo di topomante. Fatevi i cazzi. Vieni qua. Bello come i ratti si sciolgono. E se c'è sta troppa luce, implodono. È come se blippa Thanos per loro. Allora, ragazzi, stiamo per fare una cazzata. Parte 2000. No, avevo detto che era una cazzata. Ma avevo detto che era una cazzata. Amisa, ti prego. Perché quella cazzo di lanterna è spenta? Che posso fare? Ragazzi, fatemi pensare. Si è salvato qua la fine, ragazzi. No, tocca ricominciare la sezione. Porca troia. No. No, questa è stata da speedrunner. Ho pensato, prima che noi sponiamo abbiamo un attimo di pace tra il bianco e che entriamo in game, in cui dopo non fanno un cazzo. Ho premuto tutto indietro mentre facevo il rallenti del menu e quindi ci ho avuto... Penso sia un bug, Kael. Sì, praticamente ci ha dato un bacetto giorno. Stai tranquillo, Yugo, che ci penso io. Dammi un attimo. Oh cazzo. No, Yugo, fatteli cazzi tua. Madonna, che cattivo come cammina. Ah, proprio così, bella, abbiamo fatto un bordello, se vediamo. Sì, ma il fatto è che Yuko deve capire una cosa, che non può guarire, deve semplicemente comprendere quello che è. Ah, fa la mamma, fa quello che non ha mai fatto la mamma, aspetta. Calm down. Now you listen to me. I've never seen anything like you two. And for some stupid reason, I like you. And I like you at the shittiest worst of your life, right? You need to seriously calm down and listen to what adults tell you. Oh, meno male. And you are not a goddamn army. He looks up to you. And when your death wish becomes his, this is what happens. And this will have consequences. Oh, questo è un bel discorso. Queste erano le cose che avrebbe dovuto dirgli la madre. Che invece la madre fa sì, sì, tutto va bene. La madre avrebbe dovuto dire queste cose. Finalmente una figura autorevole che gli fa la ramanzina. I hate you all! It's over. Let's move. Come. Ormai Amisi a cazzi loro. Ogni volta che Amisi vede sta roba, vabbè dai, su, poteva andare peggio, Yuko. La cosa che a me mi preoccupa è come è morta la sua protettrice. Perché io ho paura che ha fatto la misia della situazione, cioè ha caricato da sola. Aelia non era una stronza qualunque, eh. C'aveva le armature pesanti, le alabarde, vuol dire che era un toro. Altro che Amisia ranged, aveva scelto la vocazione guerriera all'inizio. Giustamente è questo il centro, perché lì c'è la Smadres, dall'altra parte la cosa e il castello di qua. Scusate, ma quanto sotto l'hanno messo? Romani, giustamente, che mica sono l'acquedotti. Burn marks. There was a blast here. There was another blast here too. Ma sto da capire, ma che cazzo di signorina? Io pensavo fosse la gente di oggigiorno che per andare a ritrovare. No, no, no. Questa è scappata dalla cella. È venuta qua con le bombe. Ha sfondato tutto. Manco Minecraft col piccone. Direttamente con la TNT. Vuol dire che da qualche parte troviamo Aelia morta? Questa è tutta gente che ha ammazzato Aelia. Wow. How is it even possible? No, quella è una diga. Tanto altra gente ammazzata da Aelia. Lei è veramente Assassin's Creed, era Cassandra. Cioè, voi perché volete trovare magari una possibile indizio per salvare Yugo? Se fossi Yugo e Amisia non vorrei vedere che cazzo c'è là sotto. Perché significa che è quello che diventerà Yugo. Ah, sono tutte le mappe dei forti dell'ordine. Minchia, per tutto il mondo. Perché infatti io sono curioso di sapere anche come si risveglia la macula. Cioè, nel senso, è una discendenza de sangue. Ogni tanto può rinasci in qualsiasi persona. Cioè, quello pure fa tanto. Non è una roba da sottovalutare. Per questo loro stanno ovunque. Perché se stanno ovunque vuol dire che veramente può capitare nel sangue di qualsiasi persona, come gli pare a loro. Ma raga, basta da capire quanti ne ha ammazzati. O era Joanna Wick, o il collegamento col portatore l'ha resa una super soldatessa. Perché, ma che cazzo sto vedendo? Guarda quanti ne ha ammazzati. Ma come cazzo è possibile? E lei ancora non appare? Ah, eccola. Protect one, protect all. She really gave them hell. Porca troia, ne saranno 30. Lei sta a pensare. Fighting not to be alone.
Che tra l'altro è morta proprio davanti. Pina prima di arrivare. Ma guarda quanti. Mo fino a mo ne abbiamo trovati tanti, ragazzi. Ma state a capire a quanti l'avevano circondata? Lo state a capire che cazzo di toro? Probabilmente c'aveva pure una gamba fratturata. Ma questa è morta per le ferici. Questa è andata come un toro dritta. Ha caricato a testa bassa il forte da sola. E a un certo punto è morta perché era umana. Perché giustamente l'avranno squartata talmente tante di quelle volte. Che veramente, povera Crista, che cazzo deve fare pure lei? Guarda quanti se ne è portati nella tomba. Ah no, aspetta, forse ho capito. Sofia, prova a fare quella roba. Ma da quando, pezzo di merda, puoi fare sta roba? Ma scusa, non l'ha mai fatto? Mi sembra io come uno stronzo e mo fa questo. We can let go. Let's open this, Sofia. C'è Hugo lì, standing here. Hugo si sta facendo due muscoli. Guardalo come flexa. Vediamo se ti danno una mano i topi, stronzo. Quello è Odoris. Cadaveri. Questo è cancro, perché questo non è un nido, questo è il nido. Ma magari l'amianto farebbe meglio, penso, di sta roba. Well, it's deep, but... Ma perché tu vuoi scendere là sotto? E che cazzo ti sei fumata, bamba? Stai calmo. Brava Sofia, tienilo calmo, che se quello si incazza è la fine. Sì, Basilius, lo sai che cosa darà Hugo? Un bel trauma. Tanto sono sicuro che noi arriviamo, ci sta Basilius incrociato, completamente boh, trasformato in topo. Guardate, It feels like a cathedral. They built this for him. So, he's down there? Yes. Che cazzo sono quelle cose? Ma dove nascono i ratti? Quanti in profondità l'avete messo? Ma poi dici che Elia si è incazzata. Minchia, gli hanno preso il fratello e l'hanno messo al centro della terra. Ma mi incazzerei pure io. Scared of him, of his power. He was sad, so sad and angry. It's unfair. When I die, you won't die. I will also kill them all. No, Hugo, he wasn't meant to die. When they took him from his protector, he lost hope. So he gave in to the macula and condemned them all. And he was right. No, but. If one word from her had reached him, he would have known he wasn't alone. He would have lived and spared millions. Do you understand? You won't die. I'm here for you, and I will give you the life you deserve. A life without fight. Do you want that? Let's find ourselves a home. I don't think they agree. Minchia ragazzi, Amici ha fatto un cazzo di persuasione grosso come la Madonnina. Stava mattando così da veramente la fine del mondo. Attando così, qua così proprio. Lo vedete? Lo vedete quanto piccolo? Così, vedete? Ha salvato tutti, un ventinato ha fatto, sì. Ah, non ti pareva, giustamente. Sofia, te prego non mori, Sofia, te prego non mori. Sofia, te prego, dai, corri più avanti. Ovvio che non vogliono che te ne vai, sei il paparino. Guarda come corre, piratessa vera. Lei è veramente il ladro di D&D. Sofia ha usato Kenny action per usare dash, c'ha il doppio del movimento. Non ha che fiato. Hugo, centrometista nato. Porca madonna. Però sì, la macula l'ha tirato là sotto per fargli vedere, guarda, questo è quello che te faranno, fai bordello pure per me, bro. Però Amici ha proprio cock bloccato la vendetta per adesso, e gli ha fatto no, you don't. Annunciano la sua venuta. Per loro sta per tornare il figlio delle braci. No, ok, c'è la madre, strano. Adesso arriva il conte che fa muove, apro il culo. The count wants to see you. Ecco, il conte ci sta per accoltellare. Ciao, come stai? Tutto bene? Come, I need you. No. Ma che scusa, io secondo te apro quella porta da solo con tu che mi guardi così? Sì, sì, ma è gente matta perché dicono i topi, la peste, la morte, sta tornando Dio, sei. Non è propriamente. Secondo me ci stanno per tirare una botta dietro il late. Ecco. Her bloody parents broke her mind until she tried to take her own life. Poisoned her own body. So I brought her here. E cazzi suo, ma che c'è donna di mezzo io? Madonna, spaccagli la capoccia. Ah, si è slogata una spalla. Ecco perché non sta usando la frombola. E beh, perché non si aspettava di cadere da 7 km di scala. Giustamente. Come cazzo ha fatto? Si è teletrasportato. Hey, what's going on? Niente, niente, tutto a posto. Il conte che ha pommato un culo. Io se fossi Amici starei strillando del cool. Ma che se teletrasporta, ma che è? Sonic, veramente. Spoiler, apri la porta.
porca madonna. Ci sta per dare fuoco alla mamma. Sì. Una di qua, una di qua. Ha fatto tutte e due i tempi. Beh, non credo la potrai usare mai, amici, qua roba. Con una spalla rotta non la fai. Grip that sword properly. You're a disgrace to it. Disse colui che sta affrontando una ragazzina. Who do you think you are to defy me? I'm Amicia Jeroen. Ah, shut up. And I kneel to no one. Shut up. Oh. You see, you kneel just fine. No. Please stop. Please stop. From one mother to another. Ma questa è matta in cool, ma na, guardi. Capito? Quindi Amicia è diventata piccolo handicap vivente. Carried away sometimes. Disse quella che sta per da fuoco a mia madre, vero? It will be quick. I'm so proud of you. Amicia? La mamma, ah, siamo mannata a fangolo. Io non so come Amicia può riprendersi. Parliamoci chiaro. Ma lasciamo perdere tutte le botte che si è presa nel primo. Ma dalle botte che si è presa da questa è un toro pure lei. Il senso di topo è che io questo posto lo faccio esplodere con i topi. Mo vi faccio vedere io il bambino della profezia. Adesso Yugo vede Amicia e la mamma in quel mo... Cioè succede il puttanaio. Anzi lo ha... Sei una puttana! Lo hai fatto apposta! Gli hai sgozzato la madre così che la vedesse! Ma io ti spacco la testa! Emily? Oh, my baby boy! You should get back to bed! Hugo! You killed her! No, no! I'll take you back to bed! Avete fatto un errore! Non mettere torce! What? Te prego, Hugo. You need more rats. Mi sei dice te ne servono di più. Madonna, pure Amicia ormai è in rage. Emily, no! Se non fosse che ti mangiano molto velocemente. La prima capitale dei topi sarà questa, ragazzi. Amicia, so che tu sei triste, ma vogliamo curarti dalle ferite in grazia del Padre Eterno. Sei distrutta. Lucas è l'unica persona che ormai è ancora sana, davvero. Diciamo che è l'adrenalina mischiata all'essere la portatrice, perché è un muro questa donna. Non è più una ragazza per me, ragazzi. È una donna, non è una bambina. Ah, ok, allora è solo slogato, fortunatamente. It's gonna hurt. Tanto, sì. Rumore molto più sordo di quanto sia il dolore. Per chi non sapesse, quando voi slogate qualcosa, il metodo facile è letteralmente fargli "Oh, per infilarla dentro dove doveva stare. Fa malissimo. Almeno gliela rimessa dove doveva stare. Non so se si è zittito per via della madre o perché ha usato troppo la macula. Secondo me per entrambi. Madonna, dov'è il conte? Che sta senza elmo, c'ho il braccio. Datemi il conte. Ah, cioè sta a fare proprio i test se è stato lobotomizzato ormai. You are not in charge. I am the one in charge. You obey me. You hear me? You obey me. Ok. Se sta a ribellare a Macula, gli sta dicendo io il cazzo più grande, eh? Comando io. La sta masterando, eh? La sta masterando il nostro piccolino. L'ha buttati tutti nell'acqua. È tornato in sé. Ok, ok. Si è appena tolto un po' di bad ending. Ci ha messo un po', è dovuta esplodere in isola. Però non è mai troppo tardi, no? Madonna, ho di nuovo la spalla. Altrimenti dicevo, chissà se killare o non killare fa danni. Stanno a fare le pandemie. Ma che cazzo mi frega. Raga, ma sembra che è calata la Galisse, ma è tutto nero. Ormai Madara, spostate, che non sei in cazzo di nessuno. Ti ha liberato o no? He's not dead. He needs us. We don't have time. We must go. Ci è utile. Gli sta dicendo questa cosa con gli occhi. Gli sta di... Fa comoda per c'è il tank. Help me. Corri. Corri. Lucas, corri, grazie a Dio. Sì, sì, con calma, non stai in mezzo alle pantegane assassine. Assolutamente. Amici, è separato dal tuo compagno, si finirà di proseguire senza di lui. Trova un modo per riunirti. Dove cazzo sei, Lucas? Lucas. Che cazzo è Lucas? Non, com'è rimasta alle scale? No, non c'è. Dove? Ma che cazzo ci fai là sotto? Perché sei lì? Perché? Perché? Non è rimasto alle scale, è rimasto sotto alle scale. Harry Potter, una citazione. Vuoi venire? Oh, no, sei buggato, mi sa. Te prego, poppa, perché non ci posso andare. I can't follow you, Amicia.
Raga, si è buggato, non può uscire, si è infilato nelle scale. No, no, è che non lo lasciamo indietro sicuramente. Lucas è uno dei migliori personaggi. Però che si bughi sotto alle scale. I need a bath too. Ma tu avresti bisogno anche dei punti. Ma quante legnate si è preso? Una botta di qua, tre botte di spada sul corpo, diciamo gambe, addome e qualcos'altro. Una cazzo di spalla che comunque è stata dislocata e poi è stata rimessa al posto. Ma non è che pia, fai... E fatta la spalla, ci vuole un attimo che si ripiglia. Cazzo altro c'ha? Nel primo chissà quante altre pizze della Madonna si è presa. Cioè sapete quando voi vi allenate il giorno dopo c'avete l'acido lattico? Ecco, se per sbaglio Amicia si ferma, il giorno dopo lei è così. Ammazzatemi, prendimi, ti prego. Non si rimuove più, si diventa un pezzo di legno. Una persona normale da mo che era morta. Io continuo a dirlo e penso ormai sia plausibile dopo che abbiamo visto Aelia che si è tankata da sola tipo 200 persone, che essere la protettrice ti dà un boost incredibile, per forza. Cazzarola, Misia, ma si imbunda spilli di recente. Aggiungiamo anche uno sbrego. This is it. You're too old, Arno. Too old to fight. And you're so goddamn stupid. Togli l'elmo. Bravissimo. Questa, ragazzi, è stata una cazzo di azione alla D&D. Sei morto. Hai un'ultima cazzo d'azione. Che cosa fai? Tolgo l'elmo al cazzo di boss. Ti dà soltanto la pietra. Pezzo di merda. Vabbè, lui ha avuto un bel circolo di catarsi. Se n'è andato da figone. It's coming from the other side. Sono i topi che sbattono. Sono i topi che sbattono sulle mura. Il lanciapiano della chicco, visto che non riesce a far prendere fuoco la paglia. Raga, ma io ho paura. Ma che cazzo, Yugo? Ma ho capito. So this is how it starts. What? Oh, punishment. What the hell? E che cazzo dovrei fare io qua? E cosa dovresti fare tu con sto cannone contro quello? Please, slow down. Ma rallentati che... Accelera piuttosto. I've never been to Marseille. Hai visto? C'è una prima volta per tutto, Amicia. Qui tutto questo Sofia pure grande donna, perché da mo che è una persona normale ho detto ma cazzi vostra. Ma chi me ce fa sta qua? It was always his favorite game. Conquering. Scusa, ma tua madre ha un bambino che può controllare la piaga e gli faceva giocare a fare il conquistatore? Non era molto intelligente. Ma che cazzo ha fatto? Un nocciolo? Just tell me we can stop this. Si chiama tirare un sasso qua a Yugo. Cosa cazzo è quel coso laggiù? C'è un nocciolo! Dove cazzo devo andare? Ah, devo andare dietro quella finestra laggiù. Mannaggia! Corri! Cari! Bravo Strilla, che mi dai coraggio pure a me. Ma che tanto sta continuando a buttare topi, eh? Cioè questi non è che sono sempre gli stessi, ragazzi. Sono altri. Ti prego, dimmi che era qua. Ti prego, dimmi che era qua. Lucas, te prego, non cadere. Questi su D&D sarebbero tutti skill check su atletica, eh? Questi sarebbero tutti skill check su atletica. Ne sbagliate una a fine. No, non ci arriviamo. No, non ci arriviamo, non ci arriviamo. Ok, ok, meno male. Ah, raga, veramente Dark Souls. Ah, cioè, quella è tipo lo schifo che si sta indurendo. Non vi state per lanciarne nel vuoto? Te lo fanno fare loro? Dato Lucas eroe. No, ok, fortunatamente non si lanciano, ma scivolano giù. Sono veramente Priscilla. Ma questa è schifo. Se prima era cancro, volatile, questo è ancora di più. Cioè, sono due le cose. O sta avendo veramente le allucinazioni forti. Did you put them here, Hugo? No. You did. Hugo! Oh, thank the Lord! Where are you? I'm here. I'm close. I can't see you! Because you're still looking back. Those birds are the only thing here! They're showing the way, aren't they? We tried that way, Amicia, and it was a lie. Not entirely. There was truth in it! It was a lie, and it brought death. People brought death! Hugo, I need a way to get you out of here! You need new ways. Things have changed, but you're still thinking as if they haven't. I'm trying! Perché col fatto che adesso lui si è unito alla macula, alla nebula e a tutto, probabilmente è tipo asceso, no? Sa la verità, ha capito che sono uno schifo. Quindi mi sta dicendo trova la tua via. Parte opposta?
Hugo, where am I? No. Not them. No. Go away. Hugo. Please. What's that now? What the hell? Get back! You're still just goddamn rats! I'll burn you all! You want me to run away? I'll get him back! You hear me? Don't worry, I'll get them! You still won't back down, will you? It's us or them! I have no choice! You have a choice, but it scares you. There are too many Amicia. I don't care! But I do. And it hurts to see you fight like that. Like what? Like before. And each battle mattered. They still matter! They do! Why are you still fighting? They keep coming at me! Yes, because you need them. You need an excuse to fight. What do you mean? Fighting means you can win. But the truth is, the time for fighting is over, Amicia. You have to accept that. What? I cannot be creating this! It's your hope that you can still fix things the way you did. Just like this flame used to work. If this fight is in vain, how do I stop it? Show them you've understood. How? They'll get me again! There has to be a way! There is. Something you wouldn't have done before. To show them I've understood. Put out your old self. This flame. It's me. E spegniamola. I get it. This is pointless. I surrender. I'm tired of all this. Too tired to fight. Please, I need to see you. I'm proud of you. Where are you? I'm here. Do you know how to get out of here? Yes, come. Bello come in questo momento non è Amicia che sta sorreggendo Hugo, gli sta mostrando la... ma è Hugo che sta facendo da fratello maggiore. Ah, è quella che abbiamo incontrato sulla via per Roma. Hey, what's going on with you? It's the boy! He killed her! I'm sorry. Killed her? What the hell? Questo è per fare capire ad Amicia che lui purtroppo è la piaga. Lui ovunque andrà, ci stanno pochi cazzi. Farà morire tutto. E gliela sta a mettere proprio in faccia brutalmente. Maybe if we leave, it will stop. No, Amicia, tu lo sai che cosa devi fare, ma non vuoi. Tu lo sai benissimo. You must stop me. To stop the macula. Hugo. Con la peste maligna. Nel primo gioco ti fottutamente odiavo, ma perché adesso mi devi stare a cuore, bestia maligna? Tra l'altro pure Luca scuoricino, veramente. Oh no. È in croce come Cristo, tra l'altro. E tra l'altro tutto quel viaggio è stato mentale, perché è là sopra dove eravamo. Eccolo lì. Amicia. We're here. I know. Oh, guarda quanto ci mette tanto a tirarla fuori. Tutto qua mi ci gioco le palle, che se voi non lo uccidete, lo uccide Lucas. Ha la balestra apposta. No, ci sta un post credit. Ci deve essere un post credit. Io mi rifiuto.
C'è, Sans? Ok, grazie. Tanto che bello, con la riva e l'alba perché è tornato il sole. Questo è stato un finale veramente culmine sotto tutto. Siamo in live, penso, da un'ora, sì. Ho avuto 40 minuti di pelle d'oca, porca troia. Un anno dopo, è la casa tra le montagne, quella dove dovevano abitare. Ah, si è fatta proprio i capelli corti. Guarda col pellicciotto. Sembra un cavaliere. Minchia, stiamo tra le Alpi qua. Oh, ma guardala che bella con i capelli corti. Feels higher each time. Oh, che bella che sorride. How do you feel? Are you ready? I guess so. No point in wasting time then. C'è una Plague Tale 3? L'ordine c'è ancora, perché da quel che abbiamo capito, la macula non è una discendenza di sangue. È una cosa che può nascere in qualsiasi persona. Quindi vuol dire che adesso Hugo è morto, ma magari tra altri 600 anni nasce in qualcun'altra cazzo. Per questo hanno i forti in tutto il mondo. Ok. Vuole trovare le prime tracce che in futuro porteranno a un'altra piaga. E vuole dargli una mano, come ha fatto Aelia. Eh sì, Hugo, ma anche Amicia, sono purtroppo delle persone che sono state maledette da sta cosa e non hanno un modo per finirla bene. Per questo penso anche che Lucas sia andato in giro a studiare, perché vuole trovare un modo per evitare che riaccada, per curarla. Magari si è fidato anche del sogno che aveva fatto Hugo, quindi è andato a cercare quelle cose. L'ordine persiste, Amicia vuole trovare le nuove tracce di una possibile macula, però penso che lei non abbia capito che probabilmente non è tipo domani, è tra 600 anni. I always knew you'd be good at making friends. I wasn't sure I was ready, but Sophia's here. Oh. I'm sorry. Why is it so hard? Per portarselo. We held. May this earth remember how much you loved it. May it remember all you gave to protect it. I remember. And I won't let it be forgotten. Minchia, ci ho preso. È passato un altro bambino, ma il rumore era da ospedale. Era il rumore dell'ospedale con i macchinari per i bambini, i tacchetti. Era il mondo moderno. Il fatto è che, come dico, Amicia ha detto: darò una mano a quelli che vengono dopo. Ma non è che tra due anni spawna la macula. Cioè ci vuole tanto tempo. Però sarebbe bello una Plague Tale 3 nell'epoca moderna, dove la gente magari ritrova le tracce che ha lasciato Amicia. Un altro bambino da uccidere. Eh sì, Romano.